L'acido ascorbico, meglio noto come vitamina C, è uno dei più potenti antiossidanti di cui disponiamo, ma c'è anche chi dice che invece fa male. Analizziamolo insieme in questo video. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono sempre il Nano Pasquale, il vostro Nutrition and Lifestyle Coach, potete chiamarmi anche Lobbit, e oggi parleremo della vitamina C. Vedremo di cosa si tratta nel dettaglio e in quali alimenti si trova, quali funzioni svolge all'interno del nostro organismo e quali sono le dosi minime e massime assimilabili. Quando parliamo della vitamina C ci riferiamo a quel composto chimicamente definito acido L-ascorbico. Questo composto è idrosolubile, cioè si scioglie in una soluzione acquosa ed è leggermente a pH acido. L'uomo è una delle poche specie al mondo, assieme ai porcellini d'India, ad alcuni pipistrelli fruttiferi ed alcune specie di scimmie, a non poterla sintetizzare autonomamente. Tutti gli altri animali e piante presenti sulla Terra sono invece in grado di sintetizzarla autonomamente a partire dal glucosio, sia per via renale che per via epatica, attraverso praticamente il fegato. La mancanza di un enzima chiamato gulonolattone ossidasi è la causa per la quale noi umani non riusciamo più a produrci autonomamente la vitamina C. Questo è molto probabilmente dovuto a ragioni evolutive. In realtà il gene è presente, ma è inattivo in quanto presente in una forma mutata, per cui la fase di sintesi della vitamina C non è più possibile. Ora vediamo quali sono le funzioni della vitamina C. Prima di tutto, come molti ben sanno, l'assenza o la carenza cronica di vitamina C è causa dello scorbuto. Questo accade per il fatto che la vitamina C sia coinvolta nella produzione di collagene, e anche per mantenere integri i tessuti connettivi, così come i tessuti ossei e anche quelli della dentina, presente appunto nei denti. Lo scorbuto è diventato particolarmente evidente quando le navi cominciarono a effettuare viaggi lunghi transoceanici. Fu un chirurgo della Marina Militare inglese, un tale James Lind, che effettuò i primi test nel 1747, aggiungendo arance e limoni alla dieta dei marinai. Anche il famoso esploratore James Cook era solito portare con sé dei crauti. Lo scorbuto è una malattia che provoca inizialmente una sensazione di stanchezza o di debolezza e poi di gonfiore degli arti. Senza interventi opportuni può portare al sanguinamento gengivale e a un rallentamento della cicatrizzazione delle ferite e successivamente, a causa dell'infezione delle ferite che restano aperte, anche alla morte. È da dire anche che al giorno d'oggi avere una tale carenza da vitamina C che possa portare allo scorbuto è una cosa particolarmente rara, considerando che quasi tutti gli alimenti, seppur in minima parte, contengono l'acido ascorbico. Bene, ora parliamo dei benefici della vitamina C e dei suoi utilizzi e anche delle dosi di assunzione consigliate. Prima di tutto, l'acido ascorbico viene anche usato come un additivo alimentare, indicato con la sigla E300, fra i conservanti approvati dall'Unione Europea. Infatti ostacola il processo di imbrunimento dei cibi, evitando l'ossidazione dovuto al contatto degli alimenti con l'ossigeno che è presente nell'aria circostante. Inoltre impedisce che i nitriti aggiunti dall'industria alimentare in formaggi e salumi, che servono per controllare la carica batterica, possano trasformarsi nei pericolosi nitriti, che sono invece sostanze cancerogene per il nostro organismo. La vitamina C può essere la chiave nella prevenzione dell'Alzheimer e nelle terapie dell'invecchiamento precoce. Infatti alcuni studi, fra cui in particolare un italiano fatto all'Università di Genova, e del quale vi lascio un link nella descrizione, cercano di capire proprio se, grazie alle sue particolarità antiossidanti, la vitamina C riesca a ritardare i processi ossidativi cellulari. Non i telefonini, parlo proprio delle cellule del nostro corpo. Ritardando i processi di crescita e di invecchiamento della cellula, anche l'invecchiamento della persona tende a ritardare. Un altro aspetto fondamentale è la sua capacità di rigenerare la vitamina E. Infatti, tramite alcuni processi chimici, è capace di donare un elettrone a uno dei composti ossidati della vitamina E, che si chiama tocofenol radicale, trasformandolo in acido deidroascorbico. Questo permette di mantenere i nostri processi cellulari in piena efficienza e si lega al punto precedente in termini dei processi protettivi nella prevenzione di patologie quali l'Alzheimer. È inoltre da tempo studiato come potente alleato del nostro sistema immunitario. Infatti la vitamina C sembra essere un potente attivante dei granulociti neutrofili, che sono una tipologia di leuciti, dei globuli bianchi, che sono nel nostro sistema immunitario, nel nostro organismo, e che lavorano contro le infezioni fungine e batteriche. Per cui sono la nostra arma primaria nella difesa contro le infezioni delle vie respiratorie, praticamente. Si pensa che una dose sufficiente a mantenere i granulociti neutrofili sia attorno alle 100-200 mg al giorno. A tal proposito vi lascio anche un link nella descrizione proprio su uno studio condotto nel 2017. Un altro fattore di interesse è la capacità della vitamina C di aumentare l'assorbimento del ferro,
presente nella nostra dieta. Il ferro che assumiamo attraverso la nostra alimentazione viene assorbito nella mucosa intestinale. La presenza di vitamina C è un potente cofattore per l'assorbimento del ferro di origine vegetale, anche se quello presente in pesce, carne o pollame viene comunque aumentato in termini di assorbimento. Per questo sarebbe buona norma aggiungere ai nostri pasti verdure ricche di vitamina C, e vedremo dopo quali sono queste fonti, oppure magari un po' di succo di limone spruzzato sulla nostra insalata. Un altro processo molto importante è quello che permette la produzione del collagene. Il collagene è la parte proteica principale dei nostri tessuti connettivi e la vitamina C è coinvolta nei processi chimici che permettono la creazione di collagene attraverso la trasformazione della prolina in lisina. Questi, così prolina e lisina, sono due aminoacidi essenziali che servono per la produzione appunto del collagene. Oltre al collagene aiuta anche alla conversione dell'acido folico, la cosiddetta vitamina B9, dalla sua forma inattiva alla forma attiva, permettendone la sua utilizzazione da parte del nostro organismo. L'acido folico è importantissimo per evitare problemi di sintesi del nostro materiale genetico, RNA e DNA, che si vede soprattutto nello sviluppo della spina bifida durante le gravidanze. La vitamina C è un composto termolabile, cioè che viene denaturato durante le cotture ad alte temperature o durante lunghi processi di cottura, soprattutto in acqua, essendo, come dicevo prima, idrosolubile. Bene, ora parliamo un attimo delle dosi giornaliere consigliate, quelle minime e quelle che potrebbero creare tossicità. La quantità minima di vitamina C per poter evitare lo scorbuto è di 10 mg al giorno. Comunque la maggior parte delle linee guida europee e americane tendono a considerare la quantità maggiore per tenere alta la soglia di sicurezza, oltre ad avere naturalmente tutti i benefici che elencavo prima. Per cui le linee guida parlano di un'assunzione consigliata che oscilla fra i 60 e i 65 mg giornalieri. Un solo kiwi, ad esempio, basta a coprire e superare questa soglia. Ma di cibi ne parliamo a breve. I valori tendono a essere alzati anche perché tipologie di persone diverse hanno necessità diverse. Ad esempio, donne in stato di gravidanza hanno bisogno di circa 10 mg in più giornalieri di vitamina C. In fase di allattamento il fabbisogno aumenta di circa 30 mg. Chi invece è un accanito fumatore ne ha bisogno più del doppio, per cui circa 150 mg al giorno. Questo ovviamente è necessario proprio perché il fumo induce dei processi infiammatori e ossidativi e la vitamina C viene tutta veicolata alla risoluzione di questi problemi. Per cui non fumate, no? Dosi da 1 o 2 grammi giornalieri non dovrebbero essere assolutamente problematiche, anzi dovrebbero portare solo dei benefici in più. L'unico disturbo che potrebbe verificarsi è un po' di diarrea, flatulenza o dei leggeri problemi intestinali dovuti all'acidità dell'acido ascorbico. Al momento non esiste una dose conosciuta letale. Alcuni esperimenti fatti sui ratti indicano che per un essere umano la dose letale dovrebbe essere attorno agli 850 grammi presi in una singola assunzione, ma sinceramente non credo che nessuno mangi quasi un chilo di vitamina C tutta in una volta, manco fosse un mammut. In alcuni soggetti si è anche visto che a alte dosi di vitamina C possono indurre alla formazione di calcoli renali, ma questa comunque non è una prassi, si tratta di eccezioni. Sinceramente non vi consiglio di andare oltre i 2 grammi giornalieri, anche perché ci sono persone che ne arrivano a prendere addirittura 10 grammi al giorno. Io fra alimentazione e integratori riesco comunque sempre ad essere attorno al grammo pieno giornaliero. Ricordate che essendo la vitamina C idrosolubile, un eventuale eccesso viene eliminato comunque attraverso le vostre urine. Bene, come dicevo prima, la vitamina C è tipica degli elementi di origine vegetale. Alcuni prodotti notoriamente ricchi di acido ascorbico sono tutti gli agrumi, come ad esempio i limoni e l'arance, i kiwi, i peperoni e i peperoncini, per i quali ho realizzato anche un video che troverete a proposito il link qui intorno a qualche parte, e poi il prezzemolo, i pomodori, le mele e alcuni ortaggi a foglia verde. Il contenuto di vitamina C per i tipi di frutta noi meglio conosciuti è maggiore per i kiwi, che ne hanno circa 80 mg per 100 g di frutto e che, per cui, come dicevo prima, potrebbero tranquillamente coprire la nostra dose consigliata giornaliera. La rosa canina ne ha addirittura circa 1250 mg per 100 g di parte edibile. Alcuni frutti un po' meno conosciuti, come ad esempio la cerola, ne possono contenere anche fino a 1700 mg per 100 g di parte edibile. Il frutto attualmente conosciuto che ne contiene di più è la Terminalia ferdinandiana, conosciuta anche come pugna kakadu, che ha valori di vitamina C che oscillano fra i 2 e i 3 grammi per 100 grammi di parte edibile di frutto. Ma come ben sapete, anche agrumi quali arance, limoni o lime ne possono contenere dosi di tutto rispetto,
attorno ai 50 mg per 100 g di parte liquide. Fra le verdure invece, oltre ai peperoni rossi e gialli che ne contengono circa 50 mg per 100 g e ai peperoncini piccanti che ne contengono circa 229 mg per 100 g, di cui vi parlavo prima appunto e che vi consiglio di guardare il video precedente, così di tutto rispetto ne hanno i broccoli della rucola con circa 110 mg per 100 g e anche i cavoletti di Bruxelles che ne hanno circa 80 mg per 100 g di parte edibile. Vi voglio ricordare che, essendo un antiossidante, la sua assunzione attraverso frutta e verdura dovrebbe essere fatta sempre al più presto, dopo l'acquisto, e possibilmente senza cuocerle frutta e verdura, altrimenti la sua presenza sarà drasticamente ridotta dai processi ossidativi e anche dai processi termici di cottura. In conclusione, la vitamina C è uno di quei composti che sono assolutamente necessari al nostro corpo per funzionare in maniera ottimale. E non dovremmo mai dimenticarci che un giusto apporto di verdure crude o di frutta fresca di stagione per la sua presenza è necessaria. Il prossimo argomento che tratterò nel successivo video sarà invece relativo alla mia nuova rubrica su diete e regimi alimentari. Parleremo della dieta vegetariana. Per favore commentate il video se avete domande o dubbi, iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanella delle notifiche per ricevere nuovi aggiornamenti sui miei video successivi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla mia pagina Facebook e su quella Instagram e anche sul mio sito internet www.healthmefood.com. Mi è rimasto solo da dirvi eat well, live well and smile e ci vediamo la prossima volta. Ciao!